È la prima volta che abbiamo la possibilità di allenarci una settimana. Abbiamo usato i primi giorni per recuperare dopo l'ultimo periodo, soprattutto sotto il punto di vista fisico e il carico mentale. E noi ci stiamo preparando per giocare una partita. Per noi la partita è quella di sabato. Noi abbiamo concentrato tutta la settimana il lavoro per la partita di sabato, cosa che faremo anche oggi e continueremo a fare domani. Per noi il viaggio parte considerando che dobbiamo giocare solo una partita. In questo momento siamo entrati in una modalità in cui giochiamo tanto e quindi abbiamo la necessità anche mentalmente di pensare una gara alla volta, per questo motivo che ritengo la gara di sabato contro il Gorica l'unica gara che abbiamo in mente io e i miei ragazzi. Al momento anche i ragazzi che hanno avuto più difficoltà con il Covid hanno avuto un buon recupero fisico, alcuni ragazzi hanno dovuto fare ancora dei controlli, però stiamo tutti bene, credo che partiremo in 23 giocatori. Sono una squadra molto forte, una squadra che ha degli obiettivi dichiarati quest'anno, una squadra che grazie anche al direttore sportivo Nico ha lavorato veramente molto bene. Sono davanti a noi in classifica, sono tanti punti di differenza, però nonostante questo io credo che poi ci sia la partita da giocare, da prepararla, l'attenzione particolare, quindi io penso che sia una partita che noi dobbiamo affrontare subito dall'inizio, dal primo minuto, con la massima attenzione e la massima concentrazione. Siamo una squadra che è abituata a giocare più fuori casa in questo momento che in casa e dobbiamo fare le cose nel modo migliore possibile, considerando che è un avversario che in questo momento, se guardiamo la differenza, no, della classifica dei punti, è chiaro che ci sta davanti di parecchio. Però la cosa non ci preoccupa, la cosa non ci spaventa, dobbiamo prepararci al meglio. Io sono convinto che i ragazzi arriveranno pronti anche a questa partita. Manca Marco, che è un giocatore importante, che ha dimostrato con grande semplicità e con grande naturalezza, no, per come si è inserito. Ci sono tanti giocatori importanti nella nostra squadra, poi ci sono giocatori che sono intelligenti. Io penso che Marco sia un giocatore, è una rarità, che riesca a far giocare bene anche i suoi compagni di squadra, cioè sia un bene per tutta la squadra. La squadra trae grande beneficio, no? Ad avere un giocatore come lui. Detto questo, Marco non ci sarà e sono convinto che chi lo sostituirà in quel ruolo, in quella posizione, magari anche con caratteristiche diverse rispetto alle sue, ma darà il 100%. Ecco, quindi magari modificheremo qualcosa, vista la sua assenza, magari in fase di impostazione, però sono convinto che chi giocherà farà bene ugualmente. Prvo sam fokusiran na prvenstvo, gledamo utakmicu po utakmicu. Gorica je ekipa koja je ove i prošle sezone pokazala da imaju veliku kvalitetu kako pojedinačnu, tako i timsku. Ali kažem, mi smo u pozitivnom nizu i idemo nastaviti naš taj pozitivan niz. Napokon, jel, da smo imali svi 7 dana da provedemo skupa. Nadamo se svi da ono što smo radili na treningu da ćemo prezentirati na utakmici. Ako bude to tako, onda ne sumnjamo našu pobjedu. Atmosfera je jako pozitivna i ne samo pred ove dvije utakmice. Praktički, od kad smo povezali taj nekakav niz, sve je krenilo u pozitivnom smjeru, što je normalno jer mislim da pozitivni rezultati stvaraju atmosferu. Gorica će vrebati vjerojatno svoje šanse na nekakve kontre, polukontre, ali to je ekipa koja zna igrat, što su pokazali, jel, cijelu sezonu. Ali isto tako, mislim da Hajduk ima svoju kvalitetu i da će Hajduk pokazati sve na terenu.